Amici di Mattina 9, adesso un momento di grande emozione perché sto per introdurre un ospite che porta bene il carattere partenopeo in tutta Italia. Sto parlando di un attore che ha con sé il seme della professionalità, della passione ma soprattutto della simpatia. Sto parlando dell'attore Germano Bellavia che vado subito a introdurre e salutare. Buongiorno Germano, come stai? Bene, grazie. Benvenuto a Mattina 9. Grazie. Germano, tanto per cominciare, la tua passione per la recitazione nasce da giovanissimo. All'età di 16 anni hai fatto il primo provino per Scugnizzi, il primo Scugnizzi, quello di Nanni Loi, poi proposto 2 anni dopo, quindi a 18 anni hai interpretato un ruolo da protagonista, poi dopo è arrivato Pacco, Doppio Pacco e Contro Paccotto, insomma tanti grandi successi sin da giovanissimo. Per fortuna mi è andata bene. Diciamo che è stato tutto un caso perché non avevo proprio intenzione di fare il primo provino con Nanni Loi, in quanto mi trovavo in allenamento del Napoli e i miei amici mi spinsero a partecipare perché era vicino, all'epoca il Napoli si allenava a Soccavo, al Campo Paradiso. Da lì ci spostammo al Pala Partenope, a Fuorigrotta, dove Nanni Loi aveva organizzato questi provini per ragazzi che dovevano saper o cantare o ballare o palleggiare col pallone, non sapevo proprio niente, andare lo stesso. Infatti senza saper fare nulla, mi scelse e mi chiese di se volevo fare questo film. Io, è ovvio che dentro di me, una volta arrivato lì, un po' lo speravo, ma non ci pensavo proprio. Però c'era un fatto fondamentale, che c'era mio fratello Antonio che faceva l'attore. E quando arrivai a casa dopo questo incontro con Nanni Loi, questo non si può dire provino, questo incontro, lo trovai mia madre che stava parlando con mio fratello. Quindi me lo feci passare e gli dissi questa cosa, che ero stato scelto per questo film. E mio fratello iniziò a urlare di gioia, no? Che era contentissimo. Tuo fratello che faceva l'attore, era nel cast di Gigi Proietti, un attore aveva... molto talentuoso di teatro. Ci arriveremo tra pochissimo, è una domanda che volevo farti. Però ti prego continua perché la storia è interessante. Purtroppo quella volta fu l'ultima volta che io sentì mio fratello. E quindi sapevo che a lui faceva piacere questa cosa. Quando purtroppo poi è successo che mio fratello ci lasciò, io giurai che avrei tentato di fare in qualche modo quello che lui purtroppo non era riuscito a fare in pieno, perché giovanissimo, a 27 anni, ci aveva lasciato. E da quel Quindi giorno... un po' una rivincita con la vita al di là della passione. Anche no, un omaggio. Un omaggio, un fiore. Una sorta di ricordo e di modo di poter stare ancora con tuo fratello. Sì, perché fin quando c'era lui io comunque... Era una guida per te. Sì, ma soprattutto il lato artistico mi sentivo appagato, no? Pensavo, sognavo un giorno di scrivere qualcosa per lui. Quando lui venne a mancare mi sentì in qualche modo non costretto, un po' in dovere, in dovere di lasciare il suo ricordo attraverso l'arte e il mestiere dell'attore. Oggi Beh, tu sei un attore giorno, consolidato da 30 anni. Come per esempio adesso, dopo 30 anni, ho la possibilità di ricordarlo, no? Se non l'avessi fatto. Un modo per farlo rivivere, in te e attraverso di te. L'hai fatto alla maniera egregia, perché sei appunto un attore consolidato da 30 anni. Oramai... Ho provato, perché comunque... ho seguito anche l'altra strada, no? Quella della tradizione di famiglia in pasticceria. Però non anticipiamo già tutto. Sì. Intanto una clip, Mario, sì, da vediamola. Mostrare, che lo ritrae nei panni del protagonista di uno dei film che abbiamo appena menzionato. Sì, vediamo la clip. Avvocato, guardate, permettete un attimo, sapete che ore sono? No, mi dispiace, non tengo l'orologio. E io sì, guardate qua, 30.000 anni. No, grazie, non mi serve niente. E questo qua, tre quarti di Mondone, 200.000 anni. No, non mi serve la macchina. Raffaele, ma tu ne vendi assai di questi cosi? Ma stanno lì, fa troppo caldo, chi sei lì con? Mettiti là e guarda. Ma tu? Dai. Grandissimo Germano, 22 anni avevi qui? Passati 24 anni. Poi lì c'era un grande attore, Italo Celoro, un altro mio maestro.
Chi è in questo personaggio? Chi sei? Cosa rappresenti? Ricordiamolo. Il personaggio del film. Sì. Vabbè, il figlio un po', diciamo, scemotto di Angela Luce e Italo Celoro, che sono invece avvezzi alla vita di strada, alle truffe, a tutti gli espedienti che alcuni napoletani usavano, usano per andare avanti, per sbarcare il lunario. Comunque sempre in modo, diciamo, bonare, no? Non, onesto, cioè, onesto da un certo punto onesto, di vista. Onesto, tra virgolette. Relativamente. Diciamo, un'onestà... La figura un po' del bonaccione, che poi... In quel caso in quel sì. caso sì, che però non abbandona ancora la figura del bonaccione, il tuo personaggio anche di Un posto al sole. Sì. Che comunque ti porti ancora, ancora oggi, e che magari forse ti rivede proprio nella tua, nel tuo carattere, nella tua personalità. Eh sì, penso di sì. Comunque... Qualche volta che ho provato a fare, diciamo, il cattivo, non penso di esserci riuscito bene. Poi per fortuna quando faccio, interpreto questo tipo qua di personaggio, comunque mi rilasso, mi diverto, riesco a dare il meglio di me. Germano, io conosco un aneddoto però. Quando Nanni Loi ti chiamò, ti promise dei soldi come tutti gli attori e tu invece in cambio chiedesti un motorino. È vera questa cosa? Sì, perché, vabbè, quando ancora... proprio il primo impatto mi chiese... E forse questa risposta che lei incuriosì da un certo questo. Punto di vista. Tante risposte. Già era un perché... personaggio. Già era un personaggio. Ti vogliono pagare? No, voglio il motorino. No, perché lì. Comunque io andai a fare il provino con il cappellino del Napoli. Che stava, perché tu sei un mito tifoso del Napoli. Era andato a vedere l'allenamento e lui mi iniziò a prendere in giro chiedendomi se quel cappellino fosse della Lazio. E io mi inalberai abbastanza. No. Diciamo. No, assolutamente. Ma assolutamente, questo detto così. Esci da questa corda. Poi invece disse, vuoi fare il film? Ti guarda e ti diamo dei soldi. No, io voglio il motorino. Ma ti diamo i soldi per comprare il motorino? No, i soldi ce li hanno a casa, solo che non mi vogliono comprare il motorino. Quindi il motorino, ma passiamo direttamente. Però quindi prima la figura di arrivare... proprio di Nanni Loi è proprio quella di un mentore per te, perché vanno un po' a scardinarsi i vari cliché. Quelli che Nanni conosciamo Loi, oggi rispetto a quelli che conosciamo oggi, Nanni ti ha un Loi, po' seguito. Le esperienze che io ho avuto con lui praticamente forse un po' mi ha illuso, no? Perché difficilmente mi ha detto come fare qualcosa, mi ha sempre lasciato fare. E vedendo poi i risultati di queste due esperienze che io ho avuto con lui, devo dire che ci ha avuto ragione. Col senno del poi. Quando poi io ho iniziato a parlare di recitazione con lui seriamente, ed è stato quando mi preparavo al provino per il Centro Sperimentale di Cinematografia, è allora che lì che abbiamo iniziato a confrontarci realmente. E lui molto spassionatamente mi aiutava, ma nello stesso tempo cercava di scoraggiarmi dicendo... aprendomi gli occhi, facendomi capire che comunque questo, quello che io volevo in qualche modo intraprendere era un mondo difficilissimo, e lui mi spingeva più alla concretezza di quello che era il lavoro di famiglia, come una persona, come chiunque, come mio padre. È un po' come un padre che cerca di lasciare il sogno, però di fare in modo che non si perda poi quel sogno, di rimanere poi disillusi e disincantati. E poi invece quando io gli feci leggere la relazione che scrissi per il film, che fino a quel momento, e penso ancora adesso, mi aveva più colpito, che era C'era una volta in America, lui mi disse: film stupendo. Questa non è farina del tuo sacco. E dissi: perché? Mi fa piacere, perché fu il più bel complimento che poteva farmi. E allora dissi: parliamone, così ti faccio vedere che l'ho scritto io, che quello che ho scritto lo penso io. E così si convinse e disse: vabbè, allora vai. Germano, ma veniamo ai giorni nostri. Tu oggi rappresenti un po' un'icona della soap, non soltanto locale ma anche nazionale, in Un posto al sole. Sei il protagonista attraverso il personaggio di Guido Del Bue. Vabbè, uno dei 18. Vabbè, però insomma sei uno dei 18 che però è in pianta stabile. Ormai forse è il 19° anno che interpreti questo personaggio. Ad agosto 20 anni. Ah, 20 anni addirittura. È un personaggio che ti ha dato tanto, e forse possiamo dire che tu sei un po' Guido a questo punto, e Guido è un po' Germano. Non esiste proprio.
Io sono... Tu sei germano. Però c'è un po' una fusione, cioè dopo vent'anni di interpretazione dello stesso personaggio dal tuo punto no, di vista? No, per fortuna no. Il fatto che questo personaggio sia, diciamo, leggero sotto il punto di vista dell'interpretazione, perché voi... Che intendi per leggero? Sai, simpatico. Non tanto... che non è che me lo porta a casa, nel senso che è abbastanza tranquillo, non è che ha questo cervello, non è che nelle cose che affronta ci mette poi chissà quale psicologia. Mm. È proprio bella la sua filosofia, no? La sua filosofia di vita che però piace al pubblico proprio per interspettatore. E infatti non mette mai una multa lui, fra l'altro. No, è proprio vero. È un personaggio però nello stesso tempo un po' atipico e anticonformista, no? Anche nel carattere e anche nell'aspetto un po' somatico, nel fisico, però paradossalmente è un personaggio che piace molto, che entra tanto. Ma perché tanto... ha detto nel fisico? Che vuole no, dire? No, nel senso che entra molto nelle case, entra molto nelle case. Stranamente riesce a entrare. Riesce ad entrare dalla porta. Ed è amato, però, è amato proprio per la sua atipicità che diventa quotidianità, però, perché le persone si rivedono, ti si riconoscono. Sì, ci sono molte persone come Guido. È quello che ti permette di far amare il tuo personaggio e quindi attraverso il tuo personaggio amare te. Credo di sì, ma questo è merito degli attori, degli autori. Però Germano, tu sei uno dei pochi protagonisti, tu sei molto modesto, però qui a Mattina 9 non devi esserlo, qua dobbiamo dire la verità, tu sei uno dei pochi personaggi che si riesce anche un po' a staccare da Guido del Bue, nella fattispecie, perché il tuo personaggio, perché tu hai fatto anche cinema e fai anche teatro, sei comunque... un artista poliedrico da questo punto di vista. Successo al cinema per Sodoma, L'altra faccia di Gomorra, è un esempio dove tu sei tra l'altro anche autore, produttore. Sì, vabbè, questo film stranamente ha avuto più successo all'estero che in Italia. A New York abbiamo vinto un film, un festival. Poi abbiamo avuto l'onore di intanto alle nostre spalle stanno scorrendo le immagini che ti ritraggono Boss, protagonista di questo di boss questa che è un sulle po' righe, sulle righe, goffo, sulle righe, sì. Comunque è un po' una parodia, diciamo, di la cosa più bella è che un pomeriggio di agosto a New York abbiamo proiettato questo film al Tribeca Cinema, che è il cinema di De Niro, e ci sarà anche arrivata all'orecchio che per la grande affluenza in tutte e tre le sale la dovemmo proiettare in contemporanea, mentre gli altri film del festival facevano pochissimi spettatori. Questo fu anche il merito mio, di Marzio, di Corrado, degli altri Marzio ragazzi. Onorato, Marzio Onorato, che andammo in giro, sai, per i quartieri italiani a pubblicizzare il film, e gli italiani fedelissimi arrivarono tutti, ma una cosa bellissima, addirittura mi ricordo le persone con i bastoni, che i vecchi... che arrivarono lì a sostenerci, e fu un'emozione grandissima, tant'è che il nostro... Il cinema di De Niro, insomma, sai, la sala. Responsabilità. No, vabbè, la sala, lì, cioè... quello ci era stato assegnato, la cosa clamorosa è che invece di una sala dovemmo fare in tre sale, proiettare in contemporanea in tre sale, e comunque gli applausi, fu una grande emozione, e poi vincemmo questo premio come miglior commedia del festival. Merito non solo dell'interpretazione tua e dei tanti protagonisti. Ardone Peluso Massa, tanti attori, Nello Mascia, Lucio Allocca, tantissimi. La cosa più bella. Ma soprattutto dell'idea, è un po' una parodia di Gomorra in qualche modo. Finalmente si parla di questo fenomeno della criminalità, non esaltandolo come succede in tantissime produzioni. Non inneggiandolo, perché alle volte sembra quasi un inno sbagliato. Magari portano qualche giovane ad ispirarsi, bensì beffeggiandolo, no? E quindi scoraggiando chi vuole intraprendere una carriera malavitosa. E poi raccontato da uno stesso napoletano, questa è una cosa particolare, perché in genere assume il napoletano lo ritrae, sì. Ritrae questo fenomeno dal punto di vista della cronaca. Sì. E invece qui, diciamo, ci facciamo una risata sua, ecco. Sì. Attore consolidato da 30 anni, hai conosciuto il palcoscenico, quindi il teatro, la soap opera e quindi anche il cinema. Qual è l'emozione che più ti fa rabbrividire, che più ti mette in rapporto proprio con la natura, che ti fa emozionare veramente? Anche se è molto faticoso, anche se è il teatro. Il teatro. Il teatro, perché c'è un contatto con il pubblico che senti proprio...
Lo percepisci proprio. Poi per esempio c'ho un ricordo bellissimo di uno spettacolo che feci con Luisa Matucci e Alberto Rossi, Né in cielo né in terra, con mia madre che nel pubblico mi applaudiva. Ricordo che era la prima, vuoi che era un pubblico, teatro strapieno, vuoi che erano tutti amici, però sembrava di stare allo stadio. È una magia. Bellissima. Lo stadio, che è un'altra emozione che comunque ti appartiene, perché tu sei un vero sportivo, tifoso del Napoli. Sportivo è un'altra cosa. Tifoso proprio, sfegatato, ma quanto ti piace appunto il Napoli e oggi come vedi questo Napoli? Napoli fa parte di me. Io probabilmente ho detto prima che ho intrapreso la carriera d'attore per mio fratello, quella di artigiano pasticcere per la mia famiglia, ma se fosse stato per me io avrei fatto solo l'ultra, cioè avrei seguito il Napoli. Per professione, sì. Per professione. Un Germano Bellavia non soltanto uomo di spettacolo, ma anche uomo sociale, impegnato nel sociale attraverso, nella fattispecie, Agende Rosse, che è un'associazione dedicata a Paolo Borsellino, di cui ti fai portavoce e che fra l'altro sei riuscito anche a portare all'interno della SOP. Tu sei anche amico di Salvatore. E insomma, è un fenomeno questo qui della mafia siciliana al quale ti sei... interfacciato in maniera costruttiva. Ecco. Mio nonno era palermitano, io sono molto legato a Palermo, amo le mie origini, amo quella città. Detesto il fatto che le città che più mi appartengono, cioè Napoli e Palermo, siano conosciute nel mondo non per tantissime cose belle che fanno, bensì per le soltanto per gli aspetti negativi. Organizzazioni criminali, no, la mafia e la camorra. E invece? Si potrebbe parlare di Napoli e Palermo all'infinito, per l'arte, per la cucina, per la pasticceria, per la storia, per i monumenti, invece si parla solo di quello. L'incontro con Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo, è avvenuto casualmente perché conoscevo la segretaria e mi disse che Salvatore era un assiduo telespettatore di Un posto al sole, così che io logicamente avevo desiderio di conoscerlo per il semplice fatto di abbracciarlo, no? Perché penso che il dolore, io da estraneo, quando purtroppo ci sono state le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, ho sofferto tantissimo, figuriamoci i familiari. Un familiare. Quindi avevo questo desiderio di abbracciare Salvatore. E da lì, da quel giorno, è nata una grande amicizia. E ho iniziato a far parte delle Agende Rosse che rivendicano appunto la verità che ancora su quel maledetto giorno non c'è. E spero che un giorno, come del resto tantissime persone, spero che si possa far luce finalmente, anche se purtroppo Salvatore, sappiamo che Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e tutti gli uomini della scorta, che erano tantissimi, tutti i ragazzi, non torneranno più dietro, però almeno fare giustizia su quelle stragi sarebbe il minimo. Penso che lo Stato dovrebbe adoperarsi molto di più. E qui è toccato un tema centrante, dicendo lo Stato, e diventa molto difficile. Diventa difficile, si è capito, se dopo 20 anni, 25, quanti anni sono passati, non si è arrivata ancora alla verità. Penso che sia arrivata l'ora. Germano, prima di chiudere, tu dividi un po' la tua vita tra recitazione e pasticceria, lo abbiamo detto. Che rapporto c'è con tuo fratello, che è davvero, possiamo dirlo, un chimico veramente della pasticceria, un grande professionista dal quale tu hai appreso tanto e che con lui porti avanti una tradizione vediamo di anche le immagini. Tantissimo rispetto a Napoli e in Italia in generale. Intanto c'è una foto bellissima, sì, che ti ritrae con lui. Lucio. Partiamo dal presupposto che lo stimo tantissimo, perché penso che sia veramente bravo. Poi il fatto che comunque lui mi assecondi, che soddisfi tutte quelle che sono, che ne so, le mie fantasie. Ti coccola. Mi accontenta abbastanza. E poi
in passato, diciamo che siamo sempre stati lui la mente e io il braccio. Io ero quello che stava giù al laboratorio, combattiva di più, ma lui anche c'era, solo che ero proprio lì. La forza motrice. Adesso il mio posto l'ha preso mio nipote Antonio, che è il figlio. Adesso io sto in mezzo e cerco di mediare tra loro due. Cerchi di compensare un po' entrambe le figure? Cerco di... perché Antonio è il futuro, quindi io sto in mezzo, devo cercare appunto di portare avanti il progetto. Antonio mi piace, per fortuna. Mio fratello... Questa non è una cosa che accade spesso nelle aziende di famiglia. No, insomma. Perché ha preso da me e dal padre, per fortuna. All'inizio eravamo preoccupati, invece sono 4-5 anni che... Vabbè, ma non è voglio serio. Che il ragazzo è serio. Va bene, possiamo allora... sapere solo qualche anticipazione del personaggio, qualche cosa di un po' star sole, telespettatori? Questa è una domanda da donna. Che magari adesso stanno sapendo, ti stanno vedendo e dicono: ma che cosa succederà ad un po' star sole? Qualche inciucetto? Non lo dovrei dire perché va a finire che prendo pure qualche multa, ma non so nemmeno tra un'ora che devo girare. Infatti prima controllava la mail per capire un attimo l'orario. Dovrei anche andare per cercare di ripetere un attimo. Vabbè, allora, grazie. Vederlo, essere sempre sintonizzati su Un posto al sole, perché le sorprese accadono lì, là, in quel momento. Infatti, io non le conosco, non è che non le voglio dire. Va grazie bene. Allora Germano grazie. Bellavia, grazie attore protagonista di Un posto al sole, lo ricordiamo, ma non c'è bisogno perché lo conosciamo tutti, nei panni di Guido Del Bue, protagonista di Un posto al sole. E un Germano ormai. Non soltanto attore, ma anche uomo sociale, Uomo sociale con grandi... Umile. Grandi qualità anche umane. Grazie. Complimenti. Grazie veramente per essere stato con noi in diretta a Mattina 9. Grazie a voi. Adesso andiamo in pubblicità, poi altri appuntamenti interessanti. A tra poco.